Greetings to everyone joining us today. On behalf of the Pontifical University of St. Thomas Aquinas in Rome, I would like to welcome you to the ninth lecture of the John Paul II Lectures series organized in the academic year 2020-2021 by the St. John Paul II Institute of Culture, which is part of the Faculty of Philosophy here at the Angelicum. This lecture, as well as the entire series, could not have been possible without the support of our university authorities. Here, I would like to mention Father Michał Paluch, OP, Director of the Angelicum, Father Serge Thomas Bonino, OP, the Dean of the Faculty of Philosophy, and Father Richard Rybka, OP, the Director of the St. John Paul II Institute of Culture. I would like to thank to all three of them. Also, special thanks to the founders, donors, and supporters of the St. John Paul II Institute of Culture and all who join us online. We are looking forward to the day when we will be able to meet again in person. I think actually this day is actually coming. But for now, I would like to mention that the primary interest and goal of the St. John Paul II Institute of Culture is to look at the challenges facing the modern world, its culture, and the church in the light of the life and thought of St. John Paul II. The idea of thinking together with John Paul II was embodied in the John Paul II Lectures series. These are monthly lectures delivered by well-known established scholars who strive to revisit the extraordinary contributions of John Paul II and ask the question about their relevance today. Last month, for the eighth John Paul II lecture, we had the honor of hosting Professor Remy Bragg, OP, who delivered a lecture on the contemporary relation of art and Christianity and the Christian idea of beauty and craftsmanship. The last lecture in the same series in this academic year will be delivered by Professor Dariusz Gawin, who works at the Polish Academy of Sciences. But now I am pleased to hand it over to Dariusz Karłowicz, the initiator of the John Paul II Lectures series, a philosopher and editor-in-chief of the Polish magazine Political Theology, and the president of St. Nicholas Foundation, a strategic partner of the Institute here in Rome. Dr. Karłowicz will say more about our today's special guest. Thank you. Thank you very much, Father Tabaczek. Good afternoon, dear friends. I'm honored to introduce to you Professor Renato Cristin, Italian philosopher, professor of philosophy at the University of Trieste. From 2003 to 2006, he was director of the Institute of Italian Culture in Berlin. His research is focused on Leibniz philosophy, philosophy of culture, phenomenology, and hermeneutics. He has published a lot of books, in that number, in 1997, Europa e Plurale, Filosofia e Politica per l'Unità Europea. In 2001, La Rinascita dell'Europa, User e il Destino dell'Occidente. In 2006, Technologien und Lebenswelten. And last book, no, not last book, in 2011, Apologia dell'Ego per una fenomenologia dell'identità, and the last book is I Padroni del Caos. The title of today's lecture is Formal Europe and Vital Europe, tradition as the ground of the identity. The Italian name is Europa Formale ed Europa Vitale, la tradizione come come fondamento dell'identità. Professor Renato Cristin will focus on the dichotomy between the formal, purely institutional Europe and the vital Europe that directly express the history and existence of nations.
Professor Christine will try to sketch a possibility of European thought that rejects the deceptive rhetoric of Europe bureaucracy and, on the other hand, regains nations as individual homelands belonging to the wider European community. Professor Christine, the floor is yours. Thank you. Grazie. Nel 101° anniversario della nascita di San Giovanni Paolo II, 18 maggio 1920, e nel primo anniversario della fondazione dell'Istituto di Cultura San Giovanni Paolo II presso la Pontificia Università Angelicum, sono particolarmente onorato di tenere questa relazione sul tema Europa e desidero ringraziare molto cordialmente il direttore dell'Istituto, professor padre Richard Rübke, per il suo gentile invito, così come il presidente della St. Nicholas Foundation, professor Dariusz Karłowicz, e il dottor padre Mariusz Tabaczek per il gentile coordinamento di questa lezione. Molti secoli fa, e per un lunghissimo periodo, l'Europa è stata divisa fra un'Europa reale e un'Europa ideale. Da un lato l'Europa degli imperi, regni, nazioni, principati, dinastie, in costante conflitto fra essi, o tutt'al più in quell'equilibrio che rappresentava soltanto un'effimera pausa fra le guerre. Dall'altro lato, l'Europa unita e pacificata, sognata da grandi personalità della cultura, ma anche da qualche grande spirito della politica, come per esempio Carlo Magno, i quali guardavano al di là delle contingenze materiali e delle esigenze politiche, per svelare una dimensione più profonda, una sfera potenziale in cui l'Europa si mostri in ciò che essa ha di essenziale, lo spirito, la cultura, in una parola, l'anima europea. In questo modo sarebbe venuto alla luce il fondamento originario dell'Europa, lo spirito europeo nascosto da interessi contingenti, ma sempre vivo e attivo. Nell'Europa reale, questo spirito era subordinato a esigenze nazionali o personali che lo ponevano in una sorta di oblio. L'Europa della realtà, istituzionale e politica, occultava un'Europa impalpabile perché spirituale, ma concreta, sia perché rappresentava un progetto, una visione in grande stile, sia perché esprimeva il senso della tradizione. Non era solo un sogno bizzarro, ma la visione di una possibilità, che si contrapponeva alla realtà e che però non ne era totalmente opposta. L'Europa ideale non è dunque irreale, ma potenziale. Un'Europa in potenza, anche se non ancora in atto. E se, come insegnava la scolastica, l'essenza sta prima della cosa, allora la possibilità sta, come sostiene Heidegger, più in alto della realtà. E quindi l'Europa potenziale rappresenterebbe il grado superiore dell'essere europeo, il livello superiore della europeità. Questa Europa ideale era sorretta da una tensione dell'anima, ma non ne era una astrazione, non era un luogo immaginario, una finzione della mente, era un'aspirazione fondata sulla peculiare concretezza dello spirito. Nella molteplicità di forme che compongono questa Europa ideale o potenziale, spicca, per intensità e pervasività, la tradizione religiosa, che ha determinato l'Europa prima della sua articolazione politica e che ne ha accompagnato l'edificazione sociale. Questa tradizione, strettamente legata con i grandi stati nazionali e le loro dinastie, pur essendo stata al centro di numerose guerre di religione, ha esercitato talvolta una funzione unificatrice
e più frequentemente una funzione di difesa, non solo dell'identità europea in astratto, ma dell'Europa nei suoi territori concreti. E, in alcune occasioni, ha esercitato questa funzione anche contrapponendosi alle lotte fratricide che per secoli hanno diviso gli stati e lacerato il continente. Uno straordinario esempio di questa funzione risale al 1683. L'11 settembre di quell'anno si svolse una battaglia decisiva per il destino dell'Europa. La battaglia per difendere Vienna, assediata dall'esercito ottomano, che fu sconfitto da una coalizione guidata dal re polacco Jan Sobieski, ma allestita su impulso del Vaticano e in particolare animata, nello spirito, da un frate cappuccino italiano, Marco da Aviano, il quale riuscì a infondere una speciale forza d'animo ai soldati dell'Armata Cristiana. Ciò che avvenne sul Kahlenberg e sulla pianura intorno a Vienna quell'11 settembre non fu infatti soltanto un fatto bellico, ma fu un evento metafisico e politico al tempo stesso. La rappresentazione della potenza dello spirito e della sua capacità di unire gli europei dinanzi a una minaccia mortale. Non è un caso che Marco da Aviano sia stato proclamato beato nel 2003 proprio da un altro grande difensore dello spirito europeo, Papa Giovanni Paolo II, a testimonianza del potere della fede e della libertà, ma anche a implicito suggello di quella alleanza fra Polonia e cristianità che aveva salvato l'Europa nel 1683. È dunque anche in questi intrecci sotterranei che scorre il senso profondo della identità e della tradizione europea, la quale, oltre alla dimensione religiosa, consiste nel retaggio dell'antichità e nel suo costante rinnovamento. Oggi non c'è un'opposizione fra Europa reale ed Europa ideale, identica a quella del passato, perché almeno la piaga delle guerre intraeuropee sembra essere stata sanata. Di fatto, da più di 70 anni non ci sono guerre sul continente, tranne alcune, certo sempre molto dolorose, ma abbastanza circoscritte, come quelle nella ex Jugoslavia e nell'area balcanica, o più di recente sul confine fra Ucraina e Russia. E tuttavia nell'ultimo secolo sono emerse altre spaccature. Nel Novecento, dopo le gigantesche lacerazioni causate dalle due guerre mondiali, ennesimo frutto velenoso di una conflittualità fra gli stati che veniva esacerbata anche dalla tossica azione delle ideologie e dei nazionalismi selvaggi, e dopo la sconfitta del nazionalsocialismo, che rappresentava un pericolo mortale per lo spirito europeo, l'Europa ha subito un'altra divisione. Una divisione fra un'Europa libera e un'Europa totalitaria. Una divisione che ha confinato più di un terzo degli abitanti del continente in una sorta di grande prigione sovietica. Dal 1945 e per quasi 50 anni, l'Europa era tranciata in due dalla cortina di ferro, da una frattura particolarmente odiosa, che separava i popoli europei, i quali, nonostante le differenze, i particolarismi, i nazionalismi e perfino le guerre, desideravano per lo più convivere in modo pacifico e creativo, e che nella loro stragrande maggioranza, sia a ovest sia a est, rifiutavano l'ideologia comunista perché ne comprendevano, a est per di più facendone purtroppo esperienza diretta, l'essenza dittatoriale e criminale. La spaccatura qui mostrava
un'Europa normale, la parte occidentale, liberal-democratica, e un'Europa distopica, la parte orientale, sottomessa dalla tirannia comunista. Nella prima area, sotto il profilo delle libertà e del rispetto dei diritti personali, i popoli trovavano una relativa coincidenza fra la loro coscienza storica e le istituzioni politiche e amministrative nazionali. Nella seconda parte, o nella seconda area, per meglio dire, cioè nella parte del continente dominata dai regimi filosovietici, i popoli erano schiacciati, staccati dalla loro identità storica e dalle loro tradizioni, da quella religiosa ebraico-cristiana in primo luogo. Negli anni della Guerra Fredda veniva spesso evocata la Chiesa del Silenzio, con una espressione che esprimeva in effetti una tragica contraddizione. Se pensiamo che l'insegnamento fondamentale del cristianesimo e anche dell'ebraismo è «dite ciò che avete visto perché la verità vi renderà liberi». Ridurre dunque la Chiesa al silenzio faceva parte della strategia comunista per cancellare le tracce della religione dalla coscienza delle persone. Perché distruggendo e disattivando la tradizione, l'ideologia marxista-leninista e i regimi che l'hanno messa in pratica volevano non solo interrompere la continuità storico-culturale tradizionale europea, ma anche annullare la sua forza creativa, nell'intento di costruire un mondo radicalmente diverso da quello occidentale e perfino nell'intento di produrre un nuovo uomo, quell'Homo Sovieticus che, come abbiamo visto, ha lasciato dietro di sé soltanto miseria e distruzione. Un uomo capace di sterminare oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, l'uomo del Gulag, analogo a quello nazionalsocialista del Lager. Anche quella divisione, relativamente breve dal punto di vista macrostorico, è stata superata. Ed è stata superata con il contributo decisivo di Papa Giovanni Paolo II, che mi piace immaginare come il Marco Daviano del XX secolo, il quale, Papa Giovanni Paolo II in questo caso, ha salvato l'Europa non dall'invasione islamica, ma dal flagello comunista. Fatte salve ovviamente le enormi differenze fra i due, che consistono nel fatto che San Giovanni Paolo II ha svolto un lavoro pluridecennale di portata epocale, che le armate comuniste erano infinitamente più forti di quella che assediava Vienna nel 1683, che egli ebbe potenti e leali alleati come Ronald Reagan o Helmut Kohl, e soprattutto che egli era non solo un grande uomo di fede, ma anche un grande teologo e filosofo, e un'altrettanto grande personalità politica e morale, che ha segnato in modo indelebile l'ultimo quarto del XX secolo. La riunificazione delle due metà dell'Europa, la cui immagine simbolica più emotivamente efficace è rappresentata dall'abbattimento del muro di Berlino e nella conseguente riunificazione tedesca, è stata una pietra miliare nel lungo itinerario di lotta al totalitarismo comunista e ha suggellato un lungo percorso di pacificazione intraeuropea. Da quel momento sembrava che il sogno dell'Europa unita potesse diventare realtà, la nuova realtà europea, che conciliasse finalmente non solo la divisione fra Europa libera ed Europa vittima del comunismo, ma anche la divaricazione fra Europa reale ed Europa ideale. Si profilava cioè quell'Europa a cui avevano lavorato Adenauer, Schumann, De Gasperi.
l'Europa dell'integrazione fra i popoli e della collaborazione leale fra le nazioni. Ora, poiché l'Europa unita è un sogno lungo più di un millennio, l'esigenza di integrazione non è dunque in sé uno slogan della burocrazia o dell'ideologia europeistica, ma deriva da una identità che precede qualsiasi ideologia e che è insopprimibile nonostante la burocrazia e l'ideologia. Così concepita, allora, l'integrazione non è negativa, tutt'altro. Sarebbe un modo di corrispondere ad una identità di fondo e ad una finalità di orizzonte. A partire dunque dal 1990 c'è stata una grande accelerazione nel processo di integrazione fra gli Stati europei, che ha portato a grandi esiti nell'architettura istituzionale, ma che tuttavia non ha coinvolto, se non in forma occasionale, esteriore ed estemporanea, la sfera spirituale in senso autentico. Questi risultati ingegneristici, per quanto utili sul piano organizzativo ed operativo, sono stati un prodotto tecnico che non è entrato in sintonia e spesso nemmeno in relazione con la dimensione dello spirito, con la tradizione, con il fondamento ontologico della nostra civiltà. Si è così prodotta una terza frattura, quella tra un'Europa formale e un'Europa che definisco vitale, la quale non è meramente ideale, anzi, paradossalmente, è molto più reale di quella istituzionale rappresentata dall'Europa di Bruxelles, perché è l'Europa delle persone in carne ed ossa, delle loro nazioni, della loro tradizione e della loro storia. Si è prodotta dunque una distanza, ma non si tratta solo della distanza fra una casta politico-burocratica e i cittadini, ma anche della scissione tra funzionari che hanno perso il contatto con il senso della storia e, dall'altro lato, persone che, anche inconsciamente, sono eredi e continuatori della tradizione. E come tutte le fratture, anche questa produce dolore. In questo caso produce una sofferenza nell'anima. È infatti nel fondo della coscienza degli europei che si produce sia l'amore per l'Europa vitale, sia il dolore per l'Europa formale, cioè per l'attuale situazione istituzionale europea. Possiamo guardare o non guardare questo dolore, possiamo ascoltarne o meno il lamento, ma la realtà rimane presente ed è incontrovertibile. L'Europa è oggi tragica perché attraversata dal dolore e lacerata nella sua anima. E gli europei stanno, più o meno consapevolmente, ma soprattutto silenziosamente, soffrendo per questa lacerazione. Uno sguardo sull'Europa attuale ci mostra infatti una inquietante divaricazione tra una struttura istituzionale sempre più forte e sempre più chiusa in sé e l'insieme dei popoli che, pur nelle loro molte differenze, hanno formato l'Europa e la sua civiltà nel corso della storia. In mezzo a questi due poli, struttura istituzionale e popoli, ci sono le nazioni, che dovrebbero non solo fungere da ammortizzatore delle tensioni, ma anche tutelare i loro rispettivi popoli e di conseguenza tutti i popoli europei nella loro varietà e nella loro unione. Tuttavia, quelle istituzioni centralistiche e tendenzialmente autocratiche hanno voluto indebolire le nazioni, esautorandole
di molte delle loro tradizionali prerogative, aggredendo e delegittimando l'idea stessa di nazione, con il risultato che, da un lato, le nazioni non possono più assolvere alla loro funzione naturale, e dall'altro lato, la frattura tra le istituzioni eurocomunitarie e i popoli si fa via via sempre più profonda, sempre più grande, con il rischio che diventi insanabile. La fotografia del presente ci rivela dunque una dicotomia tra un'Europa formale, puramente istituzionale, e un'Europa vitale che esprime in modo diretto la storia e l'esistenza dei popoli. E poiché i popoli sono costituiti da cittadini, e poiché oggi i cittadini sono persone consapevoli dei loro diritti politici, l'Europa istituzionale dovrebbe avviare un grande processo di autocritica e porsi in collegamento diretto e stretto con i cittadini e con le loro nazioni. Infatti, se non si interviene subito e con decisione, questa frattura è destinata ad allargarsi, provocando un ulteriore disorientamento negli europei, con due conseguenze, entrambe catastrofiche. Da un lato, il definitivo arroccamento dell'Europa istituzionale nella torre d'avorio burocratica e politica. Dall'altro lato, la reazione smodata dei popoli che rifiuteranno l'Europa come entità politica e si rifugeranno in eccessi nazionalistici, entrambe conseguenze catastrofiche che vorremmo tutti evitare. Ed è proprio per evitare questi due esiti che è necessario recuperare un nuovo pensiero europeo, che abbandoni la via del positivismo tecnocratico postmoderno e che, da un lato, rifiuti la retorica dell'europeismo con cui la euroburocrazia tenta di ingannare i popoli, e dall'altro lato recuperi le nazioni in quanto singole patrie appartenenti alla più ampia patria europea, valorizzando lo spirito di queste nazioni senza cadere nel nazionalismo. Solo così può risorgere nella coscienza dei cittadini il senso di appartenenza europea e solo così può conservarsi e rafforzarsi l'identità dell'Europa come unione della identità dei suoi popoli. L'Europa unita è un sogno antico che non deve però diventare un incubo contemporaneo. Un sogno nobile che deve concretizzarsi in una realtà altrettanto nobile, per restare all'altezza sia della tradizione sia delle sfide dell'epoca attuale. Oggi, dopo il processo di integrazione che ha portato all'edificazione della grande struttura dell'Unione Europea, il continente continua dunque ad essere diviso. Da un taglio meno visibile, ma non meno concreto, che separa la coscienza dalla funzione. Da un lato abbiamo la coscienza di essere europei e dall'altro la funzione di amministrare gli europei. Nella coscienza degli europei c'è l'Europa, ma non gli apparati amministrativi dell'Unione Europea. Mi spiego. L'ordinamento istituzionale dell'Unione Europea è un passo necessario verso una migliore integrazione fra gli europei ed è uno strumento utile per regolare le importanti questioni di tipo soprattutto economico. Ma è altrettanto necessario e utile che gli europei sentano come proprie quelle istituzioni. E a questo fine non serve né la demagogia, cioè la vuota retorica europeistica, né l'imposizione,
cioè la maniacale rete normativa con cui viene catalogato e imbrigliato ogni aspetto della vita concreta dei cittadini. Ma c'è invece bisogno di empatia e di riflessione, di coscienza dell'identità e rivitalizzazione della tradizione. L'Europa formale è distante, infatti, dal sentimento dei cittadini, perché è distante dalla loro identità, che non è espressa dal passaporto europeo, né dal diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo, ma che è racchiusa nei simboli e nelle pratiche della tradizione, in quella coscienza sedimentata che è la cultura, intesa non come erudizione, bensì come esistenza ed esperienza storica. L'Unione Europea ha sostituito il senso dell'essere europei con la pragmatica dell'amministrazione, che è diventata la forma dominante delle relazioni istituzionali, di tutte le relazioni sociali, civili, invadendo perfino quelle personali. La burocratizzazione è la realtà più evidente delle istituzioni europee, ma è anche la negazione dello spirito europeo. Certo, da questo stesso spirito sono sorte anche queste strutture di amministrazione statale, ma la mentalità burocratica è una deformazione che è dilagata solo con il Novecento, con l'affermarsi sia del totalitarismo, comunista e nazista, sia dello statalismo nelle democrazie liberali, come una sorta di ipertrofia patologica della gestione e del controllo. Oggi la politica europea, di impronta burocratica, vorrebbe invadere perfino la coscienza delle persone. Ma la burocratizzazione delle coscienze è un ossimoro e quindi un'impresa impossibile, perché la coscienza non si lascia ridurre alla gestione amministrativa e quindi essa resterà sempre un territorio non completamente conquistabile. E così si produce la frattura di cui sto parlando, ed è così che, pur in modo non pienamente consapevole, gli europei sentono come dolorosa questa frattura. L'Europa formale e l'Europa vitale sono due entità contrapposte. Sul piano fattuale, la prima è, potremmo dire, la legale rappresentante del nostro continente, del quale è appunto il volto istituzionale e ufficiale. Ma sul piano spirituale, l'Europa legale è solo il simulacro di quella vitale, che racchiude e conserva la tradizione vivente del continente stesso e che dall'Europa legale viene schiacciata, se non addirittura disintegrata. E poiché la tradizione non è soltanto una forza retrostante che dal passato infonde energia al presente, ma è anche la condizione di possibilità dell'avvenire, cioè la potenza che permette di progettare il futuro, neutralizzare o paralizzare la tradizione significa limitare le potenzialità del futuro. Significa asfissiare il progetto di vita di quell'intera comunità di destino che è l'Europa. L'Europa, diceva Romano Guardini nel 1946, dovrà essere cristiana o non esisterà mai più, perché se essa abbandona questo suo nucleo fondante, cito Guardini, ciò che ancora di essa rimane non ha molto più da significare. L'Europa, dice Guardini, è un'entelechia vivente, una figura spirituale operante. E poiché il suo nucleo pulsante religioso è il cristianesimo, senza quest'ultimo essa non sussisterà o si trasformerà in qualcos'altro. In un senso analogo, Novalis, alla fine del XVIII secolo, tracciava
l'identità fra cristianità ed Europa. Ora, sulla scia di Papa Giovanni Paolo II e del movimento per la menzione della tradizione religiosa europea nel Trattato per la Costituzione europea, io parlo di radici ebraico-cristiane, di tradizione ebraico-cristiana. Ma il senso del discorso rimane il medesimo. Staccata dalla tradizione culturale e spirituale, una struttura istituzionale si inaridisce e può sopravvivere soltanto come forma inanimata, come puro costrutto tecnico. Appunto il caso di questo trattato, siglato nel 2004, è un ottimo esempio della dissociazione quasi patologica fra le due Europe. Era fin dall'inizio una carta costituzionale anomala. Infatti mancava la nazione concreta e lo Stato a cui tale carta doveva riferirsi. Non si trattava solo di una carenza politica, ma anche di un deficit istituzionale, di una separazione tra cittadini e istituzioni, di uno scarso coinvolgimento della società nelle decisioni della politica e perciò della latenza del presupposto essenziale per la creazione di una Costituzione, ossia della volontà popolare. Una Costituzione, infatti, deve radicarsi nella tradizione di un popolo e nella storia di una nazione, perché la Costituzione, intesa come politeia e come carta fondamentale, è l'espressione dell'identità storica e ontologica di un popolo, come dimostrano le prime parole della Costituzione degli Stati Uniti d'America, We the People. Ma per sgombrare il campo da un possibile equivoco, specifico subito che la mia teoria, e quindi il mio utilizzo del concetto di popolo, non ha assolutamente nulla a che fare con il populismo, che considero invece un'ideologia negativa che blandisce il popolo, lo inganna e lo utilizza per scopi che sono estranei ai suoi interessi concreti e materiali, storici e spirituali. Se dunque una Costituzione viene redatta a partire da una rottura con la tradizione di un popolo, come è accaduto per esempio nel Novecento con le costituzioni di molti paesi europei e non solo europei, dopo la loro caduta nella sfera di influenza sovietica, quella Costituzione, per quanto legale poiché sancita da un organismo legislativo, sarà illegittima dal punto di vista dello spirito di quel popolo, dal punto di vista cioè della storia e dell'identità nazionale. Prescindere da questa identità, o addirittura andare contro di essa, significa fare violenza alla storia e alla sovranità di un popolo. Ora, sovranismo è un concetto riempibile a seconda delle prospettive e delle convenienze, e quindi è un concetto ambiguo, che rischia di sfociare nel nazionalismo, come per esempio l'idea del Großraum tedesco, con la quale il nazismo ha invaso mezzo continente. O, paradossalmente, perfino nel comunismo. Come esempio, si pensa infatti alla retorica sovranista con cui l'ideologia comunista ha soggiogato Cuba. Ma se si coniuga questo concetto con l'idea della Costituzione, se lo si pensa cioè in termini fondativi di rispetto costituzionale dell'identità di una nazione, senza che con ciò venga meno il rispetto per l'identità delle altre nazioni, ecco che il sovranismo costituzionale diventa una buona premessa per elaborare un pensiero dell'identità nazionale nel contesto dell'integrazione europea. Quello che io chiamo sovranismo costituzionale si differenzia dal
patriottismo costituzionale teorizzato da Jürgen Habermas, che emargina l'idea di nazione in favore di un'idea di patria sovrastrutturale. Se, dice Habermas, la concezione del popolo come identità culturale e in varia misura anche etnica è prepolitica, bisogna superarla in direzione di una visione di patria esclusivamente politica e quindi anche multiculturale. Ciò che da questa, come da altre teorie analoghe, resta fuori quadro è non solo il concetto di popolo, ma anche quello di nazione e quello di sovranità, che verrebbero assorbiti da un universalismo che svuota di senso il concetto di identità e formalizza l'idea di Costituzione. Esattamente come ha fatto quella maggioranza anomala fra Partito Popolare Europeo e Partito Socialista Europeo che ha stilato il Trattato per la Costituzione Europea. Il formalismo delle norme che ha schiacciato la vitalità dei popoli, il sovranazionalismo istituzionale che vuole cancellare le sovranità nazionali. Molto si potrebbe dire per confutare la validità della tesi sovranazionalistica praticata dall'Unione Europea, ma scelgo qui di dare voce a Papa Giovanni Paolo II, che nel suo discorso del 1980 all'Assemblea Generale dell'UNESCO pronunciò un'appassionata difesa dell'idea di nazione e di sovranità. Una lunga citazione. Io sono figlio di una nazione che ha vissuto le più grandi esperienze della storia, che i suoi vicini hanno condannato a morte a più riprese, ma che è sopravvissuta e che è rimasta se stessa. Essa ha conservato la sua identità e ha conservato, nonostante le spartizioni e le occupazioni straniere, la sua sovranità nazionale, non appoggiandosi sulle risorse della forza fisica, ma unicamente appoggiandosi sulla sua cultura. Questa cultura si è rivelata, all'occorrenza, di una potenza più grande di tutte le altre forze. Quello che io dico qui in ordine al diritto della nazione, al fondamento della sua cultura e del suo avvenire, non è eco di alcun nazionalismo, ma si tratta sempre di un elemento stabile dell'esperienza umana e delle prospettive umane dello sviluppo dell'uomo. Esiste una sovranità fondamentale della società che si manifesta nella cultura della nazione. Si tratta della sovranità per la quale, al tempo stesso, l'uomo è supremamente sovrano. In nome del primato delle realtà culturali del luogo, delle comunità umane, dei popoli e delle nazioni, vi dico: vigilate con tutti i mezzi a vostra disposizione su questa sovranità fondamentale che possiede ogni nazione in virtù della sua propria cultura. Proteggetela come la pupilla dei vostri occhi per l'avvenire della grande famiglia umana. Proteggetela. Non permettete che questa sovranità fondamentale diventi la preda di qualche interesse politico o economico. Non permettete che diventi vittima dei totalitarismi, degli imperialismi o delle egemonie, per i quali l'uomo non conta che come oggetto di dominazione e non come soggetto della sua propria esistenza umana. Per essi, anche la nazione, la loro propria nazione o le altre, conta solo come oggetto di dominazione e come esca di interessi diversi e non come soggetto. Il soggetto della sovranità che proviene dalla cultura autentica che le appartiene in proprio. Fine della lunga citazione. Qui il grande Papa polacco si erge a custode dell'idea di nazione
e dell'amor di patria e a mentore della sovranità. L'idea di patria trova in lui una legittimazione superiore che risulta fondamentale per chi oggi voglia riflettere su questo nodo sempre più complesso e sempre più scottante del dibattito politico e culturale europeo. Se è vero infatti, come egli affermava già 20 anni fa, che i paesi europei, cito, si trovano oggi in uno stadio di post-identità, fine della citazione, bisogna interrogarsi a fondo sul senso e sullo sviluppo storico di questa drammatica condizione post-identitaria oggi dominante. Spogliata dalle opposte mitificazioni ideologiche del cosmopolitismo e del nazionalismo, l'identità è il patrimonio più autentico a cui l'Europa oggi dovrebbe attingere. Identità significa anche memoria, coscienza di sé e capacità di agire, perché essa permette di percorrere a ritroso la propria storia, di avere una conoscenza di sé attraverso la scoperta e la cura delle proprie radici. Ed è di questo che oggi l'Europa ha bisogno, come mai prima d'ora, perché la sua struttura è iperburocratica ed ipospirituale. Perfettamente consapevole di questa necessità era Papa Giovanni Paolo II, il quale, guardando all'Europa, non vedeva solo strutture politiche e amministrative, ma soprattutto profili spirituali, i lineamenti dell'anima europea. E proprio perciò fece uno sforzo straordinario, non coronato da successo immediato, ma che avrebbe mostrato in seguito tutta la sua preveggenza, per includere la menzione delle radici religiose ebraico-cristiane nel trattato costituzionale. Perché egli sapeva che senza quella menzione esplicita il progetto europeo sarebbe stato destinato al fallimento. Egli sapeva che qualsiasi costruzione sociale che si prefigga esiti duraturi e scopi generali deve fondarsi sui cardini della sua fede religiosa. Naturalmente se quest'ultima è, come la religione ebraico-cristiana, separata dal corpo istituzionale laico e rispettosa delle sue decisioni. La stessa tesi, infatti, se applicata ad una religione come per esempio quella islamica, che assorbe in sé lo Stato, produce effetti integralisti che vanno nella direzione opposta a quella della libertà. I fautori dell'europeismo come centralismo politico-burocratico sono invece fermi sostenitori della post-identità e di qualsiasi teoria che possa valorizzarla. Perché il concetto di post-identità è la chiave non solo per scardinare i principi e i valori delle singole identità nazionali, ma anche per preparare l'Europa a quella grande trasformazione che essi hanno in mente, cioè alla sostituzione progressiva della concreta identità tradizionale europea con le formali teorie dei diritti umani diventate dogmi politicamente corretti. Anche qui, nel contesto dell'idea di nazione, vedete, ricompare la scissione tra piano formale e piano vitale. L'Unione Europea come sovrastato formale e le singole nazioni come nuclei vitali. Il superamento sovranazionale delle identità nazionali è un progetto che va direttamente sia contro le nazioni, sia contro l'Europa come continente. Una prospettiva che distrugge la coscienza nazionale, disgregando anche quella europea, perché annullando la coscienza della nazione fa scomparire anche l'amore per la patria. Non vi è patria europea senza le patrie dei singoli popoli. Papa Wojtyła,
è stato chiaro nel difendere il diritto delle nazioni, perché la sua visione antropologica ecumenico-evangelica non prescinde dalla struttura umana sociale, da quel fondamento originario, connaturato con l'uomo stesso, che si esprime nella coscienza della nazione come forma istituzionale dell'amor di patria. Papa Wojtyła è stato un grande filosofo fenomenologo. E in questo senso, in quanto fenomenologo, ha posto l'accento proprio esattamente sulla nozione di vita, sulla nozione di esperienza vivente. In questo quadro di lacerazione, negli ultimi anni si è acuita la distinzione tra europeisti ed euroscettici. Più Europa, dicono gli europeisti di facciata, intendendo più concentrazione del potere nelle mani della struttura politico-burocratica di Bruxelles. Meno Europa, dicono gli euroscettici, intendendo meno ingerenza di quella struttura di integrazione forzata. Alla tesi euroscettica io aggiungo però: più Europa, intendendo più coscienza dell'identità europea e meno meccanicismo funzionale delle istituzioni, più pensiero e meno positivismo. Oggi, declinata nella visione amministrativo-tecnocratica delle istituzioni eurocomunitarie, la cultura è diventata un'attrazione da parco dei divertimenti, uno strumento per vantaggi politici elettorali immediati, mentre invece la cultura deve essere un fine in sé e non un mezzo per altri scopi. E in ogni caso è e resta l'anima che permette alle istituzioni di prosperare. Se rispetta quest'anima, ogni istituzione, anche la più fredda e più tecnica, può essere virtuosa. Un esempio: quando nel 1715, dopo che la guerra di successione spagnola aveva lasciato una lunga scia di sangue su tutto il continente, Leibniz, il filosofo tedesco Leibniz, elabora un progetto di Costituzione europea per garantire la pace fra le nazioni. Ma poiché è consapevole che le leggi e i trattati possono essere infranti, introduce in quel progetto, con una preveggenza che solo i grandi pensatori possiedono, un fattore di stabilità, un elemento di garanzia pacifica che unisca l'obbligatorietà della legge e la forza delle armi. Vale a dire l'istituzione di una Banca d'Europa, così la chiama Leibniz, Banca d'Europa, in cui gli interessi economici non sarebbero più causa di conflitti, ma incentivo alla cooperazione. Leibniz ritiene infatti che la via economico-monetaria sia la migliore garanzia di pace. Scriveva Leibniz, cito: «E proprio a tale scopo che la più grande banca d'Europa sarebbe nelle mani del Consiglio Generale e che i principi, ciascuno in proporzione, avrebbero milioni depositati nella banca, che vi rimarrebbero tanto al sicuro quanto nei loro forzieri e da cui potrebbero anche ricavare qualche interesse. Il loro denaro non resterebbe affatto ozioso e ciò rappresenterebbe una specie di cauzione borghese». Fine della citazione. Leibniz conosce la slealtà dei monarchi e la loro propensione a non rispettare i patti e vuole limitare questo rischio. Di qui la necessità di ridare dignità alla fede e alla morale e di creare vincoli forti come quelli economici, senza però ridurre la vita di un insieme di popoli ad un semplice contratto finanziario. Su tutto, infatti, deve ergersi la vita della coscienza, la vita dello spirito, l'unica forza che non si esaurisce mai e che, in virtù della libertà che la ispira, è la fonte di ogni autentica creazione umana. Questa era la Banca Europea di Leibniz.
Questa potrebbe essere la Banca Centrale Europea oggi. La retorica europeista attuale proclama meno nazioni, più Europa, compromettendo così l'unica possibilità che resta all'Unione Europea per continuare a sussistere, cioè la libera volontà delle nazioni che decidono di unirsi e agire insieme. Probabilmente questa ostinazione antinazionale è non solo motivata da un disegno autoritario e, nei limiti del burocratismo, totalizzante, ma è anche frutto di una desolante e imbarazzante ignoranza, di una drammatica incapacità di comprensione storico-concettuale. Infatti, l'ideologia europeistica non si rende conto che, distruggendo lo spirito nazionale, essa sta così anche eliminando l'unico efficace antidoto contro il nazionalismo inteso come suprematismo nazionale. Detto ciò, io penso che non si debba assolutamente distruggere l'Unione Europea, perché così facendo si rischia di lasciare spazio a forze brutali e a pulsioni grette, come pure a interventi esterni. Non ultimo il rischio che si consolidi l'integralismo islamico. Uno scenario balcanico, in questo senso, è la realtà più probabile per un'Europa smantellata senza che si sia preparata un'alternativa realistica, effettiva ed efficace. Infatti, se la via burocratista, accentratrice e creatrice di caos, ha già portato a un'Europa senza identità, la via totalmente anti-unionista, ovvero disgregazionista, senza mediazioni, rischia di condurre a un'identità senza Europa. La prima strada va rigettata completamente, quella cioè dell'Europa senza identità, la seconda va emendata e perfezionata in vista di un assetto superiore, finalmente europeo e non meramente europeista. Ora, se gli amici autentici dell'idea di Europa unita, dovunque si trovino, incominciassero a dare ascolto a quelle voci che il politically correct boccia come sovraniste, isolazioniste e xenofobe, cioè agli appelli di chi vuole essere europeo senza diventare fantoccio delle istituzioni e senza cadere preda di quell'ideologismo europeistico, cioè gli appelli di quei popoli e di quelle nazioni che vogliono l'Europa senza perdere se stessi, forse avremmo meno Europa abusiva e più Europa autentica. Ma proprio perciò l'Europa autentica non può essere compresa, né tantomeno edificata, con quel pensiero postmodernista, decostruzionista e positivistico che, insieme ai precetti del politicamente corretto, forma il paradigma dominante anche nelle questioni europee. Infatti, tutto nelle procedure dell'Unione Europea è positivistico, postmodernizzato e postmodernizzante, in forma talmente inconscia, interiorizzata e automatica da influenzare e determinare qualsiasi atteggiamento, analisi, deliberazione e atto. L'Unione Europea è un agglomerato di 27 nazioni che coesistono nel quadro istituzionale di una struttura burocratica formalmente rappresentativa, ma sostanzialmente senza contatto con i cittadini. In questo spazio si è imposta un'ideologia che ha cancellato il senso di nazione e identità nazionale. Non vale più alcuna identità, ma solo la procedura. Alcuna responsabilità storica, ma solo l'opportunità contingente. Precisamente come vuole il decostruzionismo, il pensiero decostruzionista. Tutto deve essere rimescolato e confuso, privato di identità e svuotato di senso, per consentire alla nuova sofistica europea
di condurre indisturbata il proprio gioco. Questa nuova classe di amministratori e burocrati costituisce, come afferma Shmuel Trigano, l'esempio stesso della nuova elite postmodernista. Ecco, questa è la saldatura ideologico-politica su cui si regge l'istituzione eurocomunitaria oggi. Io contrappongo dunque un'Europa formale o ufficiale a un'Europa vitale, non allo scopo di distruggere la prima, ma per collegarla con la seconda e, più ancora, per vincolarla ad essa, in un patto storico-culturale che è incomparabilmente più solido di qualsiasi trattato e di qualsiasi carta costituzionale. Ed è di questa rinnovata alleanza fra elite e popoli, fra istituzioni e nazioni, che c'è oggi bisogno. Invece, assistiamo, per lo più, a vuote esibizioni retoriche, come nel caso della formula che ho citato poco fa, più Europa. La si sente in ogni occasione, pronunciata con la sacralità di un comandamento o con l'arroganza di una minaccia, a seconda delle circostanze e delle convenienze. Più Europa è la medicina per ogni malanno, la soluzione per ogni problema. La disoccupazione aumenta, più Europa la farà diminuire. L'immigrazione viene rifiutata dai popoli, più Europa gliela farà accettare. Il centralismo burocratico allontana i cittadini dalle istituzioni europee, più Europa li farà avvicinare. La pandemia ferisce e uccide le persone, danneggia e distrugge l'economia, più Europa ci farà superare l'emergenza sanitaria. Con questa formula si spacciano scopi ideologici e strumentali per ideali della civiltà europea. In questo modo si rischia di distruggere un bene immateriale che si era forgiato e radicato nel corso dei secoli, che rischia ora di scomparire a causa di un micidiale impasto fra opportunismo politico e sciatteria spirituale. Si è disgregata la certezza degli europei nella loro identità e demolito la fiducia che, nonostante tutti i conflitti, essi avevano nella loro patria continentale. Più Europa dunque, se per Europa si intende la struttura burocratico-tecnicistica, certamente no. Ma se con questa parola, abusata e tuttavia sempre nobile, intendiamo quella bimillenaria storia dello spirito che, frazionandosi in molti popoli, ha generato l'identità generale del continente e quella particolare delle sue nazioni, allora sì, ne abbiamo bisogno. Rovesciata di segno e trasformata di senso, questa espressione servirebbe per affermare il contrario di ciò che essa oggi designa. Per recuperare, cioè, il valore identitario dell'europeità, dell'esistenza storica e concreta dei nostri popoli. Così, con tutt'altra accezione, più Europa indica un obiettivo che tutti gli europei, in quanto portatori di un'identità nazionale e appunto continentale, condividono. Rinvigorire fonti originarie e obliate, riconquistare l'orgoglio della nostra storia, riaffermarne i valori e ricalibrare la prassi per difenderli. Non la disintegrazione dell'Unione Europea, ma al contrario la sua ricostituzione su basi più nobili e più solide, la sua concreta rigenerazione. Mi avvio a concludere presentandovi due esempi di vuoto formalismo nell'epoca attuale segnata dall'epidemia da coronavirus. Uno relativo all'ambito socio-economico, l'altro all'ambito socio-sanitario. Da quando è scoppiata la pandemia, ciarlatani, negazionisti, complottisti di ogni orientamento culturale e di ogni colore politico si sono scatenati nel denunciare fantomatiche e non ben definite cospirazioni che sarebbero state alla base dell'epidemia causata dal virus cinese. Farneticazioni rese possibili dalla scomparsa del criterio di autorevolezza, che non è mera autorità.
che deriva dal valore di una tesi, un'autorevolezza cioè che deriva dal valore di una teoria o di un principio, e farneticazioni diffuse dalla capillarità dei social media. Abbiamo assistito a una logorrea collettiva, frutto non solo di ignoranza, ma anche di supponenza, che ha intossicato l'opinione pubblica e ha inquinato i rapporti fra le persone e fra i gruppi sociali, producendo una destabilizzazione psicologica e un disorientamento politico a cui non sarà facile porre rimedio. In questa situazione anche gli scienziati hanno contribuito ad accrescere il caos, parlando senza sosta, spesso fuori luogo e in modo contraddittorio. Dall'altro lato, a questo effetto di dequalificazione del pensiero e del linguaggio si affiancano distorsioni e manipolazioni sul piano della teoria economica e sociale. Ne è un esempio il World Economic Forum, con sede al centro dell'Europa e strettamente legato alle istituzioni di Bruxelles, che ha elaborato l'idea del Great Reset, un progetto tecnicistico per adattare il sistema produttivo globale non a reali ed effettive esigenze dei popoli, ma per plasmarlo in base a visioni ideologiche. Il Great Reset riunisce e rinnova i due filoni ideologici della sinistra ottocentesca, congiungendoli con l'ambito finanziario più selvaggio, che, detto fra parentesi, non corrisponde al capitalismo autentico, ma ne è solo una forma degenerata, e formando un inquietante ibrido teorico e pratico. Sul tavolo di questa nuova finanza barbara e ottusa, infatti, l'ombra del socialismo utopistico si unisce allo spettro del comunismo marxista, ed entrambi si intrecciano con schemi mentali e operativi tipici della tecnocrazia contemporanea e usati dai global players dei media e dell'informatica, della robotica e dell'intelligenza artificiale. Nella sua essenza, questo nuovo progetto globale tecnocratico è un potente alleato dell'Europa formale, ma è un acerrimo nemico dell'Europa vitale, perché, esattamente come il socialcomunismo, anch'esso vuole sopprimere la tradizione e colpire in particolare la religione occidentale. Qui il cristianesimo verrebbe ridotto a un manuale di sopravvivenza civile e la Chiesa, sia cattolica sia protestante, ha una organizzazione di sostegno sociale, espungendo la sua dimensione fondamentale, che consiste invece nella predicazione e nella trascendenza. L'ebraismo viene tollerato come paravento per scudarsi dall'accusa di antisemitismo, ma viene aggredito con le critiche e il boicottaggio allo Stato di Israele, che testimoniano il fatto che l'antisionismo è una forma di antisemitismo. Qui, fra parentesi, segnalo che questo tipo di attacco a Israele è simmetricamente analogo a quello che i vari gruppi complottisti di estrema destra e di estrema sinistra sferrano contro il mondo ebraico internazionale, ritenuto al vertice di un complotto, di cui anche il Great Reset farebbe parte, per instaurare un nuovo ordine mondiale. Come si vede, il caos mentale che circola in tutte queste pseudoteorie è talmente grande che non merita ulteriori approfondimenti. Accanto a questa riesumazione socialcomunista e antireligiosa, anti-ebraico-cristiana, il Great Reset ha inscenato una colossale e insopportabile farsa tecnocratica, guidata dalle sedicenti elite globali, che sono custodi del politicamente corretto e quindi fiancheggiatori della sinistra mondiale, le quali ci imboniscono dicendo sostanzialmente: solo le macchine possono salvare l'umanità e perciò dobbiamo affidarci completamente alla tecnica, o meglio alla tecnoscienza,
che sostituirà l'uomo non solo nelle operazioni meccaniche, ma anche in quelle superiori, in quelle più sofisticate, fino a sostituirne il pensiero e quindi fino a sostituirne la coscienza. Dal postmoderno al postumano il passo è breve. Ecco, questa è la via che progetti globali di questo tipo ci indicano. L'esatto opposto di ciò che pensava Martin Heidegger e che per fortuna molti di noi ancora pensano. Quando, proprio in riferimento alla tecnica e ai suoi pericoli, egli diceva: ormai solo un Dio può salvarci. Nur noch ein Gott kann uns retten. Se nel caso del Great Reset spicca la dissoluzione della tradizione religiosa ebraico-cristiana in una nuova religione della tecnica, e religione un termine naturalmente improprio, nel caso della pandemia spicca la burocratizzazione che paralizza le risposte sanitarie, sia istituzionali sia individuali. Si osserva infatti come è stata trattata dalle istituzioni europee la crisi sanitaria provocata dal virus cinese. Senza giudicare né la tesi della vaccinazione né quella opposta, per entrambe e di fronte a entrambe io sostengo che debba valere semplicemente il principio fondamentale che garantisca la libertà di cura, ovvero la libera scelta personale di come curarsi. Ora, ripeto, senza giudicare né la tesi della vaccinazione né quella opposta, mi limito a constatare che, mentre gli Stati Uniti, Israele e Inghilterra, dopo aver deciso che la risposta più efficace nel breve periodo per limitare il più possibile il numero delle vittime, per non distruggere gli apparati produttivi e l'economia in generale e per non provocare una pericolosa entropia sociale, era la vaccinazione di massa, hanno agito in modo rapido ed efficace, seguendo i principi della libertà d'iniziativa e senza i freni della burocrazia, e lasciando la libertà di cura, peraltro, producendo vaccini e procurando in tempi rapidissimi le dosi necessarie per mettere in sicurezza la popolazione e per far ripartire non solo la macchina dell'economia, ma anche una positiva dinamica psicosociale. L'Unione Europea, invece, si è mossa con i modi e i tempi tipici della burocrazia, con lentezza e con farraginosità, emettendo normative astruse e imponendo regole astratte, prescrizioni e restrizioni. Anche in questo caso, secondo la mia interpretazione, il formalismo tecnico ha sostituito la tradizione vivente, perché i governanti europei hanno scelto, ancora una volta, la strada dell'accentramento, tralasciando quella che invece è la via maestra tradizionale nelle questioni sociali e gestionali, cioè la via della sussidiarietà, grazie alla quale un organismo di livello gerarchico superiore si sostituisce ad uno di livello inferiore soltanto quando quest'ultimo non riesca a compiere gli atti che gli competono. E viceversa. Gli organismi di livello gerarchico inferiore possono operare legittimamente e quindi liberamente in tutti gli ambiti e per tutti i problemi posti nel loro livello di competenza, fino ad arrivare alla libertà decisionale della famiglia come nucleo originario delle comunità e a quella delle singole persone come nucleo originario della coscienza. In questa chiave ritengo che l'idea e la conseguente pratica della sussidiarietà sia il segno forse più significativo della feconda unione fra conservatorismo e liberalismo che ha caratterizzato, seppur talvolta in modo sotterraneo e discontinuo, il pensiero antitotalitario e antistatalista dell'Europa novecentesca. La sussidiarietà è da più di un secolo il concetto fondamentale della dottrina sociale della Chiesa, fondata appunto nel 1891 dall'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII e fissata poi dalle encicliche Laborem Exercens dell'81 e Centesimus Annus del 91 di Papa Giovanni Paolo II. E quindi
rappresenta una delle espressioni più autorevoli della tradizione europea in campo economico-sociale. E poiché la sussidiarietà nasce dall'idea di libertà, l'Unione Europea avrebbe dovuto semplicemente, sia pure entro i limiti imposti da una situazione eccezionale come la pandemia, permettere e praticare la libertà, dal piano individuale fino al livello sociale più alto. Invece, ancora una volta, la burocrazia, forma amministrativa del pensiero positivistico, ha affossato la tradizione, disattivando la coscienza storica e il suo pensiero vivente. Quasi un secolo fa, nel 1930, José Ortega y Gasset avvertiva: l'Europa sta decadendo a causa della massificazione delle coscienze. Questa decadenza è legata alla progressiva burocratizzazione della vita. E la burocratizzazione è il volto della statalizzazione della società. In discussione non è l'idea di Stato e nemmeno certamente lo Stato virtuoso, ma lo Stato inteso come deformazione prodotta da un'ideologia statalista, il quale può diventare il peggiore nemico della società, delle comunità, delle persone. Da mezzo per conseguire risultati positivi per lo sviluppo della società come insieme di individui, di nuclei familiari, di comunità, di ordini professionali e di gruppi di interesse, lo Stato diventa un fine. E le persone diventano il mezzo per assicurare questo fine. Lo Stato non è più al servizio dei cittadini, ma le persone sono al servizio dello Stato. Così, quando l'Europa formale, cioè l'Unione Europea con le sue strutture istituzionali, ha voluto diventare un superstato, si è prodotto quel meccanismo per cui i cittadini, i popoli e le stesse nazioni d'Europa sono al servizio del superstato europeo, il cui fine non è più l'Europa vitale o ideale, come unica condizione di possibilità dell'esistenza dei cittadini europei, ma è lo Stato stesso. Da fine, l'Europa diventa mezzo per rafforzare questo Stato sempre più estraneo e distante dai cittadini. Mi avvio alla conclusione. Solo la memoria permette alle radici di continuare ad essere vive, perché la memoria consente di trasmettere l'identità attraverso le generazioni. E poiché una radice morta è un fossile, un mero reperto archeologico, l'identità europea va sempre rivitalizzata. E poiché essa è in sé plurale, possiamo parlare di una interidentità dell'Europa. Una identità alla quale partecipano diverse forme di identificazione, tutte però strette da un'essenza comune, consistente in una istituzione originaria di senso che è la base di tutte le affinità culturali e religiose, politiche e giuridiche tra i popoli europei. Si tratta di uno spazio originario, di uno spazio metafisico da cui sono sorte in una infinità di diramazioni tutte le strutture della nostra civiltà. Ma identità significa anche trascendenza, progetto, libertà. Qui l'identità si coniuga con la verità, con la consapevolezza di sé che deriva dalla ricerca della verità, da quella tensione verso l'altro e verso l'oltre, verso ciò che costituisce i limiti del proprio essere e che al tempo stesso gli conferisce i criteri del proprio agire. E quindi, poiché l'Europa vitale è l'espressione dei popoli del continente, e poiché i popoli possono continuare a vivere solo se sopravvive la loro tradizione nazionale e continentale, l'Europa in quanto tale potrà vivere e progredire solo se ridiventerà patrimonio dei suoi popoli, se verrà sentita come patria, come patria europea, se continuerà a fondarsi sulle sue nazioni, sulla sua tradizione, sui suoi valori originari e sui suoi principi autentici e fondativi, rivitalizzandoli e così rigenerando se stessa. Altrimenti l'Europa potrà solo continuare a formalizzarsi,
fino a diventare la mummia di se stessa, o, nel migliore dei casi, il museo di una tradizione che ha cessato di vivere. Grazie. Thank you very much, Professor. Your lecture showed very precisely what the idea of JP2 lecture is about. Thinking along with John Paul II, be inspired by his life and thoughts, but apply that his idea to our contemporary problems and to our contemporary world. Thank you very much for that. Thank you for thank you very much for this wide ranging landscape of European history. I'm very grateful for the explanation of how much different content there is behind the name of Europe. Today we often talk about Europe. The professor made us realize how often we talk about completely different phenomena. Thank you very much also for so deeply interpretation of today's spiritual and political tensions, which are penetrating our dream of Europe and our European reality. What I find particularly interesting in your lecture is that today's dispute concerns mainly different vision of an ideal Europe. The main difference is created by different opinion on the nature, meaning, and future of sovereignty and the tradition of nations making up the common Europe. Thank you very much for that, dear professor. I would like also to thanks to our audience and I would like to invite you for the next and last and in that academic year lecture from the JP2 lecture series, which will be delivered by Professor Dariusz Gawin under the name Phenomenon of Solidarity. The lecture will take place on June 10th. Thank you very much again. Grazie. I hope. Grazie, Professor Karlovic. Grazie, grazie tanto, Professore, and I hope we can see soon. Goodbye. Thank you very much. Sure.